Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Hanno definito la statua del Butti un cumulo di sabbia e hanno offerto 200 euro di rimborso. Continuano le indagini per chiarire con precisione l'episodio avvenuto nell'elegante Bed and Breakfast Villa Alceo di Viggiù, dove un gruppo di influencer stranieri ha distrutto una statua di Enrico Butti del valore stimato in 200.000 euro. Modelli, fashion blogger e il loro staff erano un totale di 17 persone e stavano festeggiando una festa di compleanno quando alcuni di loro hanno ignorato i divieti, raggiunto la preziosa scultura e mentre erano impegnati a fare foto l'hanno fatta cadere e mandata in frantumi. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri e proprio il titolare ha raccontato che i responsabili del danno hanno definito l'opera d'arte un cumulo di sabbia. E spostiamoci adesso a Legnano, dove la Guardia di Finanza ha messo a segno un'operazione contro un maxi evasore fiscale. Vediamo il servizio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stata applicata la pena di 3 anni di reclusione e la confisca di beni per oltre 390.000 euro nei confronti di un imprenditore edile condannato per una frode fiscale di oltre 4 milioni e 300.000 euro. Le complesse indagini delegate alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio sono state condotte dal gruppo di Legnano nei confronti dell'amministratore di diverse società operanti prevalentemente nel settore edile e hanno consentito di scoprire la commissione di reati tributari posti in essere mediante l'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale. I militari hanno sottoposto a confisca beni mobili ed immobili, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie per un importo di oltre 115.000 euro. Anche in provincia di Varese il costo del carburante è ormai alle stelle e i titolari delle stazioni di servizio temono che si possa riproporre il cosiddetto fenomeno dei pendolari del pieno in Canton Ticino. Vediamo il servizio di Elisa Petrocelli, le immagini sono di Blitz. Diesel e benzina in costante aumento e i gestori temono la fuga dei clienti in Svizzera. Non dipende dal gestore della stazione di servizio, ci tengono a specificare i benzinai. Ogni mattina la compagnia, quella che si legge sull'insegna, ci comunica i prezzi tramite un apposito portale. Noi non facciamo altro che esporli, dice Antonio Strazzeri, titolare del distributore Kuwait di Viale Guggiari. Negli ultimi 10 giorni un aumento c'è stato, ma il guadagno è solo delle compagnie petrolifere. Il nostro resta uguale, sostiene Davide Guizzardo, gestore della stazione Eni di Via Ledro. Ai benzinai, comunque, rimangono poco chiare le ragioni dell'aumento dei prezzi del carburante. Inoltre, molti hanno notato un calo della clientela. Quando i prezzi del carburante si avvicinano ai 2 euro, la gente guarda anche i centesimi, usa meno l'auto, osserva Davide Guizzardo. Secondo i benzinai, è necessario quindi l'intervento del governo nei confronti delle big del petrolio. Torna al maltempo, domani è infatti previsto un peggioramento delle condizioni meteo, ma le perturbazioni dureranno poco. Vediamo il servizio. Rischio grandine fino a venerdì, quando il clima di questi giorni lascerà il posto a cieli grigi e temporaleschi, con un calo delle temperature. Nel fine settimana, invece, ritornerà il bel tempo, con alte temperature e venti secchi. Domani, giovedì 3 agosto, è previsto al mattino cielo soleggiato e nuvoloso al pomeriggio, che andrà a peggiorare col rischio di rovesci e temporali. Venerdì 4 è previsto cielo nuvoloso con probabili temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Non sono da escludersi grandinate e colpi di vento. Le temperature massime subiranno un calo. Nel weekend, invece, il tempo tornerà sereno e soleggiato, con un clima caldo e asciutto. Qualche nube di passaggio coprirà le giornate di sabato e domenica, senza però portare precipitazioni. E nonostante le piogge, il livello delle acque del Lago Maggiore resta comunque basso, creando problemi alla navigazione. Tutti i dettagli nel servizio realizzato dal collega Massimiliano Martini con immagini di Matteo Canevari. Il livello del Lago Maggiore continua a scendere e scattano nuove limitazioni per traghetti e battelli della navigazione. Alla fine di luglio la direzione della compagnia di trasporto pubblico aveva ridotto a 380 quintali il peso massimo complessivo a pieno carico dei veicoli sulle motonavi intralaveno a causa del basso livello delle acque, sceso sotto la prima soglia di magra fissata a 192,99 metri sul livello del mare.
La situazione continua a peggiorare. Oggi, martedì 2 agosto, l'idrometro di Leggiuno del Centro Geofisico Prealpino segna quota 192,85 e così è stato emesso un nuovo avviso che riduce a 200 quintali la portata dei veicoli da imbarcare sui traghetti che collegano le due sponde del Verbano. Non solo, sempre a causa del lago basso che complica le operazioni di attracco dei battelli, da oggi è stata disposta la chiusura degli scali di Ranco, Ispra e Porto Valtravaglia. Bufera politica anche a livello nazionale per le parole pronunciate da un consigliere comunale della Lega Alonate Pozzolo, Armando Mantovani, durante il dibattito su una mozione che chiedeva l'intitolazione dell'area mercato alle vittime della strage di Bologna, ha affermato che l'attentato del 2 agosto 1980 non fu di matrice fascista, bensì destinato a un vagone palestinese in transito. Parole che hanno innescato la rovente protesta da parte dell'opposizione e che nel corso della giornata di oggi hanno anche visto numerose prese di posizione da parte ad esempio di associazioni, sigle sindacali e del senatore Alessandro Alfieri. Cambiamo decisamente pagina, un'altra edizione da incorniciare per la festa di Sant'Eusebio a Casciago. Sentiamo il bilancio del sindaco Mirko Reto, le immagini sono di Roberto Genuardi. Anche quest'anno festa di Sant'Eusebio, ringraziamo la parrocchia, la comunità pastorale, una festa che è sempre ben riuscita, anche dopo il Covid, diciamo che è un altro segnale di grande ripresa, ci sta riassettando, ci saranno anche novità per il prossimo anno, ne abbiamo già parlato oggi. È stata una bella giornata con le barelle, con le messe, con tutti i giovani che si sono movimentati per rendere ancora più vivo il nostro paese. Sempre più orgoglioso di essere sindaco di Casciago. E chiudiamo con una notizia che arriva dall'Università dell'Insubria di Varese, dove questa mattina è stato presentato un nuovo corso di laurea. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Renata Manzoni. Siamo con il professor Alberto Passi, presidente della Scuola di Medicina dell'Insubria, per la presentazione di questo corso di laurea triennale che fa parte dei corsi di laurea in professioni sanitarie. Professore, l'importanza di un corso di questo genere? È un'importanza molto elevata perché risponde a un'esigenza non solo nazionale ma anche europea. Una figura di questo tipo, professionalmente dedicata alla prevenzione, agli infortuni, sia nell'ambiente di lavoro e nell'ambiente in generale della popolazione, è estremamente ricercata. Su impulso della ATS e della Regione, noi abbiamo esposto come Ateneo, coinvolgendo tutti i dipartimenti interessati, creando quindi un gruppo di lavoro che nel giro di pochi mesi ha allestito un progetto che è stato presentato al Ministero, a tutti gli organi del governo, che è stato approvato con una rapidità straordinaria. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19:00. Una buona serata.